E come sempre, in conclusione delle VG della domenica, la rubrica molto attesa del professore Amedeo Colella, vediamo quale distillato di saggezza ci propone in questa edizione. Se ora vi dicessi che la prima canzone incisa su un disco di vinile, un 78 giri in Italia, fu una canzone napoletana. Eppure invece esattamente così, non deve stupirci, perché a fine 800, nel 1895, quando Bernardo canta la messa, incide a Risa per la prima volta su un disco di vinile, la canzone napoletana era una delle più diffuse, più in voga in tutta Italia. E se poi vi dicessi che oggi la durata media di un brano musicale è di 3-4 minuti, e questo si rifà in realtà proprio alla capienza massima di un 78 giri, quindi nasce proprio a fine 800 la prassi di fare brani fra i 3 e i 4 minuti. E se poi vi dicessi che il primo long play, la prima collezione di canzoni 1905, registrata a Milano, questa volta fu registrata da un napoletano, ovvero Enrico Caruso, insomma dobbiamo essere veramente orgogliosi di appartenere alla nostra etnia che ha avuto una scuola musicale straordinaria nei secoli. E se poi vi dicessi che la più antica casa musicale italiana, e per poco non è stata europea, è la Phonotype Record, qui, esattamente nel luogo in cui siamo, nata nel 1901, fondata da Raffaele Esposito, pensate un po', casa musicale ancora in attività a distanza di 120 anni. E alla Phonotype Record che Gilda Mignonette e Nicola Maldacea registravano le loro canzoni napoletane, e alla Phonotype Record che è a Mario Libero Bovio andavano ad ascoltare i cantanti che realizzavano le loro canzoni, ed è sempre alla Phonotype Record che John Turturro, regista americano, gira uno dei più bei film sulla canzone napoletana, Passione. Ritornando ad Arisa, questa meravigliosa canzone assolutamente coinvolgente di Bernardo Cantalamessa, tratta da una canzone americana, The Laughing Song, era talmente coinvolgente che faceva ridere e fa ridere, ancora oggi vi sfido ad ascoltarla, chiunque provi a sentirla. Si racconta che quando la cantava i macchiettisti Nicola Maldacea a teatro, addirittura la gente rideva a crepapelle, si faceva i chunk tante risate, molti dovevano correre addirittura in bagno. Ma l'aneddoto più bello riguarda Nicola II, lo zar di Russia, che chiese addirittura 4 bis di questa meravigliosa canzone, fino ad arrivare alla regina Margherita di Savoia. Pensate un po', quando lei sentì per la prima volta questa canzone, non riuscì a trattenere il riso, e tanto che rise, che cadde dalla sedia.